Il più riuscito scherzo di carnevale dell'anno è probabilmente quello organizzato dal comune di Teramo ai teramani che, ieri mattina, non hanno trovato neanche un minimo di intrattenimento per i bambini che hanno deciso di ritrovarsi in Piazza Martiri. Unica nota di colore la bancarella di un ambulante che ha dovuto anche lottare per essere presente. Sono 23 anni che vengo io qua per il carnevale, 23 anni. Invece la mia signora con cui conviviamo, lei sono oltre 35 anni. Perfetto. È una situazione come quella di quest'anno? Questa è la prima volta e le dirò di più. Ora le dico di più. Sì. Io sono andato al comune di Teramo, sì, fatto domanda regolare e tutto il resto. Il comune di Teramo non mi dava permesso, mi ha detto no, non diamo permessi perché non organizziamo niente. Mi hanno detto no. Beh, mi pare anche giusto questo, no? Loro hanno detto. Non è giusto però, perché io ho detto scusami, scusa un attimo, ho detto io, ma io questo lavoro ci campo. Quindi se lei va a casa sua a mangiare i ravioli il giorno di carnevale, è a posto, io me li devo guadagnare per guadagnare i miei ravioli il giorno di carnevale. Quindi lei mi deve dare un posto, a me per aprire. Eppure le mascherine c'erano e anche un po' di musica. Tina mi fa piacere perché la gente senza sapere niente, senza essere organizzata niente, stamattina parecchie famiglie con i bambini sono venute a Piazza Martiri. Però, però non ci hanno trovato niente. A me hanno trovato. Dico un'altra cosa. Una signorina che faceva musica stamattina, che l'abbiamo io, secondo me ho portato 5 euro io. Lei raccoglieva soldi per soldi. Gli ho portato io 5 euro perché ci ha rallegrato la mattinata, perché sennò non c'era niente, eravamo noi e le persone, punto. Certo, rispetto a Capodanno tutt'altra musica. Questo è il comune di Teramo purtroppo, capito? Perché non gliene frega niente, io non ci capisco più, faccio lavorare 20 anni, non capisco più niente, guarda che sta succedendo. Un tocco di ufficialità carnevalesca, però c'è. Il consigliere regionale Giorgio D'Ignazio, di passaggio diretto ad una festa privata, posa in maschera, quella di Anonymous, quella del gruppo hacker che spaventa i governi. Che sia una previsione?